Ragazzi, bentornati su Cyberpunk 2077. Siamo pronti per farci un bel po' di secondarie quest'oggi. Poi secondarie sono tutte abbastanza funzionali a quella che è la storia principale, ma appunto c'è un sacco di roba da fare, perché non perdiamo tempo. Andiamo al dunque, che vorrei vedere almeno anche Panam. Quindi siamo all'Afterlife per far sì che Johnny prenda il largo. Vabbè, dai. Ok, sono pronto. Ce lo faranno vedere, cazzo. Sembri diverso. Hai cambiato pettinatura. Cazzo, è bello essere di nuovo qui. Non sapevo che te ne fossi andato. Che cosa bevi? Tequila old fashioned, con su della birra e un po' di peperoncino. Il Silver and Special. Era da un pezzo che non lo ordinavano. Dammene un altro. Arriva. Fammo anche basta dopo questo? No, Cassius Ryder. Il nome ti dice niente? Il tizio tatuato. Come fai a conoscerlo? Abbiamo dei trascorsi. Dove lo trovo? Ha un salone a Watson, su Pershing Street. Oh. Allora quale scegli? Billy Goat o l'altro? Cosa sta facendo? Billy Goat. È più nel mio stile. Lo adorerà. Non ho dubbi. Jeremiah Grayson. Dicono che fa l'operatore per Smasher. Ma io non ti ho detto niente. E tu chi sei? Sì. Diciamo che avevamo qualcosa in comune. Ruby Collins. L'ho passata io a Grayson, dopo essermela fatta. Ma cosa sta facendo? Sima! Sima! Parla con Rogue e basta, guarda che cazzo allora si sta inventando! Sinistra o destra? No, hai scelto quello sbagliato! Cosa stiamo facendo? No, beh, diciamo che ho provato di meglio. Ehi, sei Ruby? Che c'è? Hai sentito parlare di me? Andiamo fuori di qui. Ti racconto cosa ho sentito e tu mi mostrerai se ho ragione. Ma prima devo occuparmi di una cosa. Cazzo di zampe da Ruby! Non va da nessuna parte con te! Sta lavorando, capito? Cazzo, come mi è mancato!
Ehi, ti aspetto fuori! Ma perché gli ho dato retta? Ti va di andare a casa mia? Secondo me non cederà mai il controllo. Dove vado? Martin Street. Ma fai il giro lungo. Ti stanno bene. Hai da accendere? Che brutta idea che ho avuto, mamma mia. È uno squilibrato. È uno squilibrato completamente. Cazzo. Potevamo morire. Ruby. Forse chiamo Ruby, concentrati. Devo parlare con Grayson. Salve, Night City! Vi. Sputi sempre sangue di prima mattina? Possiamo parlare di qualcos'altro, per favore? Certo. La prima volta che ti ho visto ho capito che c'era qualcosa di familiare in te. Bla bla, Johnny te l'ha detto. Mi sento di merda. Non mi sorprende. Non ricordi niente, eh? Diciamo solo che vedo dei grossi buchi neri. Mi ha chiamata di primo mattino. Ovviamente pensavo fossi tu. Ho pensato, che carino. Peccato che sia uscito completamente di testa. E sei venuta a vedere di persona, eh? Curiosità morbosa. Mm-hmm. E ho trovato Johnny Silverhand. Ti ha parlato di Smasher? Sì. Non sapevo che fosse tornato a Night City. Johnny ha trovato il modo di vendicarsi. Aspetta. Grayson. Jeremiah Grayson. Lavora per Smasher. Johnny l'ha saputo da una spogliarellista, non chiedermi come. E Bonique. Solo questo. Ad ogni modo vedrò cosa posso fare. Lo ammazziamo, quel figlio di puttana. Sai cosa ha fatto Smasher in tutto questo tempo? È scomparso dopo l'assalto alla Rasaka del 2023. Nessuno pensava che sarebbe tornato. Poi è ricomparso all'improvviso. Ha svolto alcuni lavoretti per la Rasaka ed è tornato ad essere un fantasma. Nessuno l'ha più visto per anni. Tranne Grayson, a quanto pare. Posso darti una mano? Nel tuo stato? Sei praticamente inutile. Ti contatto quando scopro qualcosa. Ok. Non posso credere che quel bastardo sia qui nella tua testa. Solo parlare con Rogue. Le ho parlato? E la spogliarellista?
La rissa all'empathy? Il tatuaggio? Era tutto necessario. Dovevo offrire a Rogue qualcosa di reale, no? E Buniche. Una pista su Grayson che dovrebbe condurci da Smasher. Una pista per una pista. Questo è reale? Reale quanto basta per Rogue. Smettila di piagnucolare e andiamocene. Ci tua, però te lo becchi tutto. Allora, che posto è questo? Un posto dove puoi vomitare sul tappeto senza problemi. Questo passa al convento. Vabbè. Allora, questa linea blu sotto di me. Salvo e riavvio? Sì. Datemi un attimo. Ok, linea blu scomparsa. Allora, a questo punto direi che possiamo andare da Panam. Eccola. Così. Allora, ti senti meglio? Ma vattene a... No. Allora, ci serve un trasferimento rapido. Dove lo trovo? Di fronte a me a sinistra. Terrificante è stata la notte, cioè è come se l'avessi percepita fisicamente addosso. Sono andato alla parte giusta. Alla mia sinistra, spaccata. Eccolo. Mamma mia, che rischio. È come se l'avessi vissuta fisicamente, ma è incredibile quanto ho sofferto nel vedere alcune cose. Comunque, allora andiamo da Panam. Io mi fido di quello che mi dite e quindi vado da Panam. Sperando che ci sia qualcosa di molto importante da fare con lei. Ok. Carissima, sto per morire ma sono arrivato. V, per fortuna sei qui. Cos'è successo? Dimmi tutto. I Wright hanno rapito Saul. Quell'idiota è uscito con una piccola pattuglia e non è mai rientrato. Sicura fossero i Wright? Abbiamo osservato il loro campo. Sappiamo che hanno dei prigionieri, compreso qualcuno di importante. Dobbiamo liberare Saul. Non so perché, ma sento di poter contare su di te. Sempre, Panam. Io e te siamo Chum. Pensavo che fosse chiaro. Attento, o inizierò a crederci davvero. Non potrai più liberarti di me. Vabbè, sopravvivrò. A prescindere dalle tue buone intenzioni, scommetto che non rifiuterai uno dei migliori fucili di precisione sulla West Coast. Un grad della Tektronica. L'hai già visto in azione. Oltre alla gratitudine degli Aldecaldo. Sembra fico. Una volta in mano, fico si trasforma improvvisamente in letale. Andiamo. Mitch ti spiegherà tutto in dettaglio. Andiamo. Bene, bene. Panam e V, che cosa sta succedendo? Lui, dopo quello che è successo a Scorpio, osa venire qui. Immagino sia qui per solo. Ignoralo. Ehi, Panam, fai sul serio? Vuoi andarci davvero? Qualcuno deve pur farlo. Lo sai che ti manca qualche rotella, vero? Qualcuno deve pur farlo. Mi sembra giusto. Dov'è Mitch? Doveva incontrarmi qui. Arriverà a momenti. Non ci avevi mai parlato di un aiuto esterno. Ci servirà tutto l'aiuto possibile. Ok, come volete procedere? Furtivamente. Un assalto diretto sarebbe un suicidio. Mitch si sta occupando della ricognizione. Tu ti infiltri nel campo dei Wright mentre io ti copro. Furtivamente. Servono due persone. Non è che non voglia portare un po' di scompiglio tra i Raffen. È solo che... Guardati attorno. L'ultimo attacco ci ha quasi dimezzati. I nostri rifornimenti sono bloccati fuori da Rino e il nostro equipaggiamento... Non farmi parlare. Siamo nella merda stanziale. E non sappiamo ancora se
e quando riusciremo... Il vostro capo è stato rapito e voi vi girate i pollici? Non voglio immaginare cosa fareste per chi è l'ultima ruota del carro. Stai cercando guai. Lascialo stare, hai il diritto di non capire. Ecco, Mitch. Ho mandato un drone sul campo dei Wright. Vuoi dare un'occhiata o preferisci continuare a parlare a vanvera? Io ci metto un attimo a andarmene, eh. Cosa abbiamo qui? I Raffen non possono vederlo, la mimetizzazione è attiva, ma consuma batteria, quindi fai in fretta. Hanno occupato una fabbrica di cemento abbandonata, con parecchie armi pesanti. Sono come cavallette. Volano da un posto all'altro, divorano tutto quello che trovano e poi ripartono. Ma stavolta, vedi quel muro? Hanno aggiunto delle rudimentali misure di sicurezza. Sembra che vogliano restare più a lungo. La domanda è perché? Nessuno lo sa, ma immagino che Saul faccia parte dell'equazione. Se è ancora lì, dovremo trovare il modo di entrare. Probabilmente quel posto di guardia è collegato al resto del campo. Sono un bel po', accesso? Forse, ma ci sono anche brecce nel muro. Zone poco sorvegliate. Spero me li mantenga marcati, perché... Vedi le tracce? Tracce di pneumatici. I veicoli erano a pieno carico. Forse era il loro equipaggiamento. O forse Saul non è l'unico prigioniero. Tre tracce portano al camion. Puoi analizzarlo? Probabilmente è lì che tenevano Saul. L'edificio principale, lì. Saul deve essere all'interno. Ma quanti sono? È bello grande. Sarà come cercare un ago in un pagliaio. Se non hanno smontato tutto, potrai accedere alla rete locale di sorveglianza. Devi solo trovare la sala di controllo. Non sarà facile, eh? No. Guarda quanti so. La passerella collega il garage alla struttura principale. Vabbè, insomma. Ok, ora ho un'idea più completa. È tutto chiaro? Sì, andiamo a salvare Saul. Perfetto. Mitch, il furgone è pronto? Ho fatto il possibile. Controlla. Ottimo lavoro. In realtà ho abbastanza improvvisato. Beh, ci accontenteremo. Aspetta un attimo. Ho un'altra cosa. Se Saul non è già morto, probabilmente ti servirà questa. Superjet modificata, una dose da cavallo. Dovrebbe rimettere in piedi Saul. Lo spero. Non potrei caricarmelo in spalla. Allora, dovrebbe essere tutto, no? Vi, vieni con me? Sì, certo, vengo con te. Ok, prendi il volante. Vuoi che guidi io? Sì, io devo sistemare le mie ottiche. Thank you.
Allora, giusto, abbiamo anche una radio qui. Accendila pure se vuoi. Ma che ce devo fa? Comunque, la vedo complicata. Parecchio complicata. Oh, ammazza che modello di guida. Credo che sarà molto complessa come situazione, però magari con i punti che abbiamo in infiltrazione adesso ce la caviamo anche senza impazzire. Ancora non posso credere che l'abbiano catturato. Un altro forse, ma so... L'hai detto tu che non è molto in forma. Sì, ma portare civili oltre il confine durante un bombardamento, rubare un'autocisterna della Petrochem, aprirne le valvole, disegnare un otto nel deserto e dargli fuoco per far divertire i bambini. Questo è il Sol che ricordo. Tutti avevamo idoli. Lo so, è che... Sarà vivo, poi soprattutto, perché ho l'impressione che Paramo potrebbe finire con l'essere il capo degli Aldecaldo. Chissà. Oh, porca! La vedi? Alla faccia della tempesta! La vedo male. Oh, e sarà anche peggio, credimi. Dobbiamo fare in fretta. Ok, ripetiamo il piano. Tu entri nel campo dei Raid. Dobbiamo nascondere l'auto. Parcheggia dietro quelle rocce. Ok, sì. Scendi. Io cerco un posto per tenerti sott'occhio. Cerca di fare attenzione là sotto. Non mi ha tenuto nessun... No, non mi ha tenuto nessun... Benissimo. Ottimo. Allora... Ma mi ha dato il fucilozzo? No, non mi ha dato poi. Dice, ma poi... no, l'arma silenziata è inutile. D'accordo, sono in posizione. Ti ho apportata. Allora. Oh, con tutta la calma del mondo. Ce ne facciamo una alla volta. E una. E il primo. Ce lo siamo levato. Grosso modo mi ricordo dove stanno però i nemici. Ok, sei vicino alla struttura principale. Devono tenere solo lì dentro. Due. Ah, dentro c'era un botto di gente. Maledizione, resta nascosto! Stai zitta, fammi lavorare. Sta agitazione, aspetta. Aspetta.
cazzo è? Ok. Benissimo. Eppure questo. Ok, l'edificio principale. Attento a quei vermi. Sole lì dentro da qualche parte. Me lo sento. Ricorda cosa ti ho detto. Trova la sala di controllo e potrai accedere alle telecamere di sicurezza. Dovresti essere di sotto. C'ero. Ho dato da mangiare a quel cane. Gli ho tolto il bavaglio. E sai cosa ha fatto quel bastardo? Mi ha quasi staccato un dito. Ha ancora i denti. Sai, non gli servono per parlare. Si è mai... Ah, già. La prossima volta me lo ricordo. Ora che ci penso, non gli servono neanche gli occhi. Forse è il caso di sbrigarsi. Ho capito. Ma io che ne so che questo se gira del botto, su. Dai, muoversi! Se sapeva che sarebbe finita con troppa gente, su. Madre santa, che arma da d'usordio! Calma, relax. Oh, perlomeno abbiamo ripulito tutto. Che casino! Ok, troppo stealth, troppo stealth. Il mio corpo si è ribellato. Fondazione. No, 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 no! Non male, Nessuna pietà! Posso avere la mia pistola? Perché non ho la mia pistola classica? Ha fatto la mia pistola classica. Oh, ma sei matto? Oh. C'è sta quell'infame sul tetto, ecco. C'era. Morto? Morto. Benissimo. Si diceva. Vado giù,
Io vorrei capire perché il mio. Perché ho due fucili a pompa. 2,94. Ma che fine ha fatto la mia arma? La mia arma canonica? No, vabbè, ragazzi. Sto rosicà. Mi state a fare rosicà. La mia pistoletta è scomparsa. Vabbè. Mi ha anche levato della roba che aveva. Ah, perché? Perché è la. Quando abbiamo ceduto il controllo a Johnny. Ho capito, ma. Vabbè. Aver dato il controllo a Johnny mi ha anche cambiato il mio equipaggiamento. Benissimo. Devo dire, complimenti vivissimi. Vabbè. Tornare a ballare. Ce la farà. Adesso uscite di lì. Siamo in una tempesta di merda. Sta raggiungendo categoria 5. Lo so. Uscite dall'edificio, arrivo subito. Ve ne pentirete amaramente. Vai tranquillo che sono tutti morti. Erano. Ma da dove cazzo non è uscito fuori quello che startano? Posso ricaricare? Grazie. Porca miseria. Mi serve una linea di tiro. Andiamo a furgone, andiamo a furgone. Presto, salite dietro. Dai. Prego, Panam, stai facendo un errore! Un altro! Stai parlando sul serio! Volevano sapere la nostra posizione! Se li portiamo al campo, gli darai esattamente quello che vogliono! Hai dato un'occhiata fuori! La tempesta coprirà le nostre tracce! E la scia di sangue? Cosa? E abbiamo altri dietro di noi! Cazzo! Volete esco io? Oh, porca miseria. Dobbiamo seminarli! Se trattassi bene il motore... Vaffanculo, Sol! Non posso andare più veloce! Toglietemeli di dosso! Preparati! Aprite il fuoco! La parola. Ma che faccio? No, la grana non posso. A un decanto! Serve a niente. Guarda, eccone altri! Va a pezzi quei bastardi! Lascia la strada! Occhio, si balla! La tempesta! Ma per inghiottirci! Dobbiamo trovare un riparo! Lo so, cazzo! C'è una fattoria abbandonata qui vicino! Andiamo lì! Cazzo, la testa! Stai cercando di ucciderti! Delirio!
delirante. Sì, cazzo, va bene. Ci hanno colpito. Non resisteremo ancora a lungo. Mi serve una linea di tiro. Fregati! Bel lavoro, ragazza! Non avrei saputo fare di meglio! Io... grazie. Mamma mia! Vediamo che dite, eh? Aspetteremo lì che passi! Conosco questo posto! Dovrebbe essere sicuro, almeno per ora! Ce l'abbiamo fatta? Dentro, presto! Devo riprendere il fiato. Che miseria. Appena in tempo per la cena. Non ho fame. Ho già ingoiato un sacco di sabbia. Sembra che passeremo la notte qui. Un po' di corrente farebbe comodo. Mi aiuti a cercare, Vi? Io guardo di qua. È pieno di cose utili. Gli Ingal sono partiti in fretta. La biotecnica è... Ehi! Ha funzionato! Abbiamo le luci! Cazzo, comincia a far freddo. Ho provato ad accendere il riscaldamento, ma niente. Puoi controllare? Magari è il tocco magico. Tanto. Sai cosa? Controlla il fusibile fuori, forse è allentato. Ma tutto io devo fare? Così, rimettilo a posto e faccio funzionare questo. Sono la badante di tutti, io. Sai, Beraldo, passione badante. Signori, vedi quello che vedo io? Data di scadenza antecedente all'ultima guerra. Ma spero non sia diventata veleno. È il nostro giorno fortunato. Fortunato? Scelta di parole interessante. Sta per arrivare una predica. Prego, mettiti comodo. Potrebbero volerci ore. Bene. No, niente predica. Ma dobbiamo parlare. Questa storia con i Wright non sarebbe dovuto succedere. Volevano sapere tutto. Posizione dei nostri campi, percorsi, punti di carico. Se sapessero in che condizioni siamo, un paio di raid e per noi sarebbe la fine. Se invece tu non avessi organizzato quel salvataggio, beh, sarebbe stata la mia fine. Visto? Mascella serrata, fronte corrucciata. È il suo modo di dire grazie. Abbiamo avuto divergenze. Un po', come in ogni famiglia. Inutile riesumarle. Lo penso anch'io. Se decidessi di tornare, ti aspetteremo tutti a braccia aperte. Ma dovrà cambiare qualcosa. Non dovrai più prendere decisioni per conto tuo. Ed ecco che inizia. Sai cosa ci aspetta? Problemi ancora più grossi, cazzo. Forse una guerra. Non possiamo affrontare i Raffen da soli. Quindi vorresti venderci alla biotecnica? Vi, diglielo tu che è una pessima idea. Devo dare ragione a Panam. Mi sembra davvero una pessima idea. Grazie. E tu che cosa ne sai? Più di quanto tu creda, Sul. Lavoravo per l'Arasaka. Ho visto molte cose.
L'Arasaka non è la biotecnica. La differenza... Non è nel modus operandi, quello non cambia. Sai che cosa siete per loro? Manodopera. Da sfruttare e consumare. Nel migliore dei casi. Grazie, V. Non avrei potuto dirlo meglio. Sai che ti dico, tesoro? Avremo tutto il tempo di saltarci alla gola in futuro. Lo spero proprio. Ma ora non mi dispiacerebbe dormire un po'. Vuoi una mano? Vaffanculo. Ah. Sai come chiamano queste tempeste in Nord Africa? Abub. Cazzo, adoro quella parola. Gli è preso un attimo il cagotto, è corso. Ehi, cosa gli è preso? Agli Abub. Sì. Agli Abub. Oh. Questo sì che è forte. E a proposito, di Bub. È buffo. Che cosa? È raro che io dorma con un tetto sulla testa. Eppure questa è la seconda volta con te. Quando sei per strada giorno dopo giorno, con le chiappe praticamente fuse con il sedile, ti dimentichi cosa si prova. E? Non credi che sia meglio? No, solo diverso. Già, questo sarebbe un motel proprio carino, non credi? Un bel focolare, birra. Manca solo un tipo scorbutico alla reception. A ciò che le serve, signora. Non potrei chiedere di più. Signora, starebbe più comoda se si togliesse le scarpe. Dopo averle tenute un giorno intero, sarebbe un rischio sanitario. Sciocchezze. Dopo una giornata così intensa, meriti di rilassarti un po'. Oh. E cosa hai in mente di preciso? Ho un paio di idee. Sai di che tipo? No. Stiamo bene così. Non roviniamo tutto, ok? Certo. Quindi, amici. V, sono felice che tu sia venuto. Davvero. Grazie. Significa molto per me. Hai sentito? No. Il vento si è calmato. Non conosco gli Abub, ma quando un Chinook attraversa le zone dissestate delle pianure, non riesco proprio a chiudere occhio. Neanche un po'. Due di picche? A nome dello staff dell'Independent California Motel, auguro a tutti sogni d'oro. E niente, ce la siamo presa in quel posto, in tutti i sensi. Dove è Panam? Sono fuori. Guarda chi è risorto. Ehi, dormito bene? Giorno. Bel lavoro, V. Incursione vecchio stile. Stabiliamolo ora. La prossima volta il motel lo scelgo io. Se mai ci sarà una prossima volta. Beh, io ho dormito come un sasso. Hai una spalla molto comoda. Peccato che dovrò alzarmi tra un minuto. Non puoi proprio stare ferma e rilassarti un po'. Non è il mio stile, no. Sono tornata nel clan, certo, ma ho diverse cose da fare. Vieni. Ieri sera, quando stavamo parlando con Sol, grazie per avermi sostenuta. Ma c'è una cosa. I raid, le incursioni,
Sono l'inizio di qualcosa per cui dobbiamo prepararci. Sol penserà a organizzare il campo. Mentre io... Mentre tu... I Raffen vogliono conoscere i nostri percorsi, no? Beh, ora tocca agli Aldecaldo. Devo andare in ricognizione. Ancora una cosa. La tua ricompensa. Prenditene cura. Mi ha servito bene. Sarai in buone mani, Panam. Lo so. Allora, grazie. Di nuovo. Aspetta. Riguardo a ieri sera. Non c'è bisogno di parlarne. È che io non sono così. E come sei, allora? Direi più... così. Stammi bene. Anche tu, Panam. E ricorda, sono in debito con te. In altre circostanze sarei montato in sella e l'avrei seguita. Ma in questo caso, vedi... È difficile trovare ragazze come lei. Puoi solo sperare che provino rimorso e si fermino ad aspettarti. Che ti prende? Non lo so, un ricordo forse. Non importa. Ok, si torna in città, V. Questo entroterra ventoso mi aveva stufato. Che scorci comunque che c'ha. Porca miseria. Devo parlare con Sol. Come ti senti? Libero. Non c'è sensazione migliore al mondo. Hai fatto pace con Panam? Direi più un armistizio. È difficile arrivare a fare pace. È ancora più difficile mantenerla. Ma sono ottimista. Sembra che le sue intenzioni siano nobili. Sarà meglio che vada. Sì. Anche noi. Lascia che il radiatore si raffreddi, però. Sai perché grazie, leggo? Perché solo nei romanzi questo mondo sembra avere un qualche senso. Bene. Ci conosciamo? Non so, credo che mi piacesse più a nord. Meno sabbia. Non ricordo di avere mai provato tutto questo prurito. E ci credo, c'è un cofano dentro ai pantaloni. Vabbè. Signori, io credo che... Che dopo questa... Che angoscia, questi... Quitty bug, che angoscia. Allora, ragazzi, è stata lunga e tempestosa pure oggi, però ce la siamo cavata per l'ennesima volta. Taxi, trova i taxi. C'avevamo un sacco di roba secondaria, visita Claire... Per le gare, attende la chiamata di Rogue, parla con Nyx. C'abbiamo un botto di roba, però io vorrei andare a fare giusto il funerale di Jackie. E quindi, ragazzi, io per adesso vi saluto. Noi la prossima volta cominceremo col funerale. Ma io vado di qua. Cominceremo col funerale e... Non posso cambiare visuale? No, me devo tenere questa, va bene. V, ho trovato il nostro inutile. Ho sentito qualche contatto. Grayson suonava familiare a un vecchio amico. Ha indagato un po'. E ha scoperto qualcosa. È una sezione del porto controllata dai Maestri. Vuoi dire che hai trovato Grayson? Lavora davvero con Smasher? Raggiungimi all'Afterlight, che ne parliamo. Ok. V, uno dei miei veicoli scomparsi potrebbe essere nella tua zona. Ricevuto. Mi sono incastrato. Quante probabilità c'erano che avrei centrato esattamente il buco? Vabbè, senti, raga, l'auto di Della Main. Io vorrei tanto sapere questo. Per quale cazzo allora de motivo non si riesce a tenere le macchine a casa. Ma che dire. Ragazzi miei, io credo che oggi si sia visto abbastanza. Per cui vi mando un abbraccio. Vediamo un po' il fucilazzo prima di andarcene.
Cerchiamo tradizionale 2,56, ma non è neanche tra i più potenti in realtà. Il nostro c'ha 3,34. Ma perché? Poi non c'è manco modo di potenziare alcunché. Vabbè, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a brevissimo per un nuovo episodio.